sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Beh, prima tu non c'eri, per cui non lo puoi sapere, però da quella partita di sabato scorso a questa sembra che la squadra sia un'altra. Non penso che sia merito tuo, no? Non per toglierti nulla, ma nel senso che i ragazzi sono entrati con un altro piglio. Tu come lo spieghi? Beh, intanto... Se vuoi dirmi che merito tuo, dimmelo pure. No, ma guarda, il merito del presidente che mi ha dato una grande occasione, quindi devo solo... Per questo io ho già detto anche ai ragazzi, io al di là di cosa possiate pensare voi o di cosa possa pensare la gente, io non ho bisogno di fare il lecchino o niente, però devo ringraziare, era un po' che ero a casa, quindi il direttore, il presidente, così, gliel'ho già detto, a me è stata data una grande opportunità che puoi sfruttare fino in fondo. Detto questo, sì, ho lavorato molto sulla testa, come vi ho detto ieri in conferenza, e speravo che i ragazzi rispondessero da questo punto di vista. Quindi non voglio i meriti, non me ne frega niente, i meriti sono dei ragazzi. I ragazzi hanno fatto una buona partita sotto l'aspetto agonistico. Hanno fatto tante cose belle che non hanno nulla a che vedere con la tecnica e la tattica, per essere chiari. Sotto l'altro aspetto dobbiamo migliorare tantissimo, non è la squadra che voglio vedere io, dobbiamo migliorare veramente tanto, però è un buon punto di partenza, perché avere questo spirito, la voglia di sacrificarsi, poi sì, è vero quello che dici, Marcello, però le mie squadre solitamente si sono sempre distinte per questa roba qua. Mi viene da dirti benvenuto nel campionato di Serie C. La Serie C poi non è calcio champagne, ne vedo poco. C'è anche chi è bravo a fare quella roba lì, ma la Serie C è questa roba qui. Tanta grinta, tanta determinazione, poi se siamo anche bravi a giocare, bene. Però credo che questi due fattori, ma ve l'ho detto anche ieri, il fattore agonistico, la voglia di lottare su ogni pallone e di sacrificarsi, non può assolutamente mancare su questi campi. Enzo, la donna? Sì, mister, io personalmente, al di là della partita, ho due curiosità. La prima, come mai Magnera in tribuna? La seconda, in base a quello che posso sapere qui da una settimana, come sta Ilari? Allora, Dudu, giusto, Magni. Dudu ha avuto dei problemi dal punto di vista muscolare, aveva un problema muscolare, negli ultimi giorni non si è allenato, stamattina l'abbiamo testato con il medico, come si chiama? Il medico e i fisioterapisti, vabbè, la donna, vabbè. E anche, l'abbiamo testato, no la donna, chi è? Il medico, il nostro medico, vabbè, l'abbiamo testato con la staff medico e abbiamo deciso di comune accordo di non rischiarlo. Voglio dire, è un giocatore che strappa, che muscolarmente usa molto i muscoli, rischiare di perderlo per 2 mesi dopo alla quinta partita secondo me è da sciocchi, e quindi abbiamo deciso insieme, ma anche insieme al ragazzo, con molta serenità, per averlo la prossima settimana appena il regime. Ilari lunedì rientra in gruppo. Perfetto. Marcina, Matteo. Allora, mister, sicuramente l'ecco di quelli giusti, no? Questa piazza che tu conosci, ci ha giocato, ha incarnato questo tipo di piazza, però al di là di questo mi dà l'idea che l'abbiate preparato con lo schema che ha portato al primo e secondo gol, avete fatto danni in senso positivo nello stesso modo, non può essere un caso al di là del Mantova che può avere i suoi generi. Fortuna, tutta fortuna. Abbiamo lavorato, cioè abbiamo messo giù, ripeto, noi siamo molto attenti ai particolari, questo è un campionato dove i particolari sono determinanti, siamo stati attenti, sabato ero a vedere la partita insieme ai miei collaboratori che sono stati bravi, a chi ha fatto video, a chi come abbiamo preparato la partita su certe cose per cercare soprattutto di capire dove potevamo andarli a prendere, dove potevamo beccarli.
alcune volte ci è riuscito, siamo stati bravi però a creare quella roba lì e anche a chiuderla nella maniera, oggi ci è andata bene, nel senso che, però sì, sono contento, io sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, perché poi è vero, abbiamo sbagliato tantissimo, troppo, e se siamo un po' più bravi, un po' più attenti, forse possiamo fare molto meglio, però sono contento perché loro perlomeno oggi hanno fatto, io gliel'ho detto, adesso il mio compito è lavorare sugli errori dettati dal fatto che comunque ci hanno dato, hanno fatto quello che dovevano fare, condito da tanti errori, perché se non fanno le cose io non posso continuare, cioè, capisci? Se non fanno le cose non fanno neanche gli errori, sono lì le belle statuine e questo non va bene. E quindi ho insistito tanto su questo tasto proprio per cercare di fargli capire che loro ci devono farle le cose, poi farle bene, farle male, ci lavoriamo. Federico, ho risposto, sì. Sì, mister, buonasera. Una gara decisa in zona gol dai difensori, ma volevo capire come giudica il lavoro delle due punte oggi. Sono stati bravissimi, si sono sacrificati un casino e questo magari, probabilmente magari hanno fatto poco in fase conclusiva, però sono stati determinanti per il lavoro che abbiamo fatto e secondo me sono stati determinanti anche per il risultato finale, perché se arriviamo lì, se arriviamo al cross, è perché riusciamo a trovare loro che ci fanno risponde, e soprattutto nella fase difensiva ho visto proprio a partire da loro, mi sembra che siano stati i primi a caricare tutto il gruppo, ossia noi siamo i vostri primi difensori, vi aiutiamo, perché però appena rubiamo palla giocate con noi, dobbiamo migliorare tanto perché abbiamo rubato tantissime palle ma non siamo riusciti, non abbiamo avuto la lucidità proprio di giocare con le punte per andare in gol, in questo dobbiamo migliorare tantissimo, e infatti ho subito detto che questo deve essere un punto di partenza, da qui noi dobbiamo migliorare tanti aspetti, ma non dobbiamo mai perdere di vista la compattezza, lo spirito di gruppo. Io ho visto tante cose positive, ripeto, che non ha nulla a che vedere con la tecnica, però mi sono piaciute le punte, mi sono piaciute tanto come tutta la squadra. Io voglio spendere una parola, ho apprezzato, e in questo devo ringraziare i ragazzi tantissimo, lo spirito che ha avuto chi è entrato, perché quelli che sono entrati ci hanno fatto la differenza, era in un momento di difficoltà, eravamo 1-0, rischiavamo poco, però sappiamo che poi un episodio ci può condannare, e invece quelli che sono entrati, Girelli, Galli, adesso non me li ricordo, Lepori che ha fatto gol, insomma, sono entrati come se fossero già dentro la partita dal primo minuto, quindi questo è lo spirito che ci deve accompagnare e che loro devono capire che si può essere importanti anche non solo per 90 minuti ma anche per 30, a volte anche per 5 minuti si può essere importanti. Davide, taglia buono. Sì, anche Rossi ha fatto l'assist. Sì, sì. Anche Rossi. Infatti l'ho dimenticato, ma scrivetelo. Sono una curiosità sulle gerarchie in porta. Ho giocato Melgrati per la prima volta, sono già scritte, sono queste le gerarchie, Melgrati titolare. Le gerarchie sono che ci sono, ho 29 giocatori titolari, e strada facendo e di settimana in settimana. L'ho detto, dico una cosa qui perché l'ho già detta ai ragazzi, altrimenti la dicevo. Che per me faccio fatica, le gerarchie le decidono loro, non le decido io, le decidono loro dal campo, dagli allenamenti, dalle cose che vedo. Oggi è chiaro che oggi mi sono affidato a, più che altro sono andato sulle sicurezze dell'esperienza in più e basta, non c'era nessun parametro che mi facesse dire che Melgrati è più bravo di Stucchi, assolutamente, anche perché Stucchi non aveva fatto dei disastri prima da poter dire cambiamo portiere, non era assolutamente, cioè non ci pensavo. Ho solo cercato di capire le dinamiche a livello psicologico e quindi ho fatto una scelta oggi, ma non è definitiva, come non è definitivo neanche quella dei centrocampisti, delle punte, delle difensioni. Grazie. Ci sono altre domande? Sì. Se hai visto che hai visto il manto al già sabato scorso, sì. Hai visto oggi, come lo vedi? Non siamo abbastanza preoccupati? No. No, mi fa sorridere, scusate. Allora, sì, sabato sono venuto per puro caso, quindi
che sia chiaro, io non ero, ma lo giuro sulla cosa più cara che ho, io non sono venuto perché avevo nella testa la possibilità di andare a Lecco e non avevo minimamente in mente, anzi sono venuto a vedere la partita del Mantova. Più che altro posso svelare un segreto: io e Battisti abbiamo giocato insieme, ci siamo sentiti in settimana e lui mi ha detto, il Battisti è il direttore sportivo della Mantova, e lui mi ha detto: caspita Luciano, tutte le volte che viene a vedere le partite abbiamo vinto l'anno scorso. Ero venuto 3 o 4 volte, un po' perché abito vicino e quindi... E allora gli ho detto: dai Ale, vengo volentieri, dai, vengo a vedere la partita, tanto devo stare a casa. E finita la partita ci siamo sentiti perché avevano vinto e era più una cosa legata all'amicizia che avevo con Alessandro, non aveva nulla a che vedere col campo e con quelle cose lì. Detto questo, sicuramente sabato ho visto una squadra più agguerrita di quella che ho visto oggi. Dopo forse 3 gol di differenza magari sono un po' troppi, il risultato magari è un po' troppo pesante nei confronti del Mantova, che oggi in alcuni frangenti, soprattutto all'inizio, ci ha messo in difficoltà sul piano del gioco. Sicuramente penso che sul piano del palleggio siano stati bravi, hanno avuto forse, non so i dati, ma credo un possesso palla maggiore del nostro, però ecco, oggi secondo me sono mancati un po' sotto l'altro aspetto, che era poi quello che dicevo prima, in questo campionato quello che ci vuole. Credo che abbia dei giocatori di qualità, poi non entro in merito, nel senso che sono contento per me oggi. Altre domande? Sono sì. Vai. Zambataro e Giudici, che sono i miei preferiti. E farli giocare? A piedi opposti. Perché? Perché così rientrano, no, e tirano. Perché a piedi opposti? Beh, messo Zambataro sulla destra e Giudici. Zambataro è destro, però Marcello ti svelo sto segreto. No, lo so, però Giudici. Non lo so. Ti svelo sto segreto. Zambataro è destra e a destra, e quindi non gioca a piedi Bertino. No. Giudici gioca a sinistra per esigenza, perché mi piace Giudici a sinistra, ma Giudici calcia sia di destra che di sinistra. Giudici è a piede invertito, mentre Zambataro no. Zambataro no, però ha sempre giocato su a sinistra. Questa scelta qui è... No, è una scelta, io Zambataro l'ho avuto, per me Zambataro gioca a destra. Poi, se non c'ho nessuno e mi manca uno a sinistra, so che lui può farlo. Però è destro, perché devo giocare, perché devo mettere Rossi a sinistra? Se poi metto 2 punte esterne, posso anche giocare a piede invertito, a patto che ho delle punte in mezzo all'area che non hanno bisogno di cross. Io credo che noi siamo strutturati per andare al cross e allora devo mettere piede su piede. Non è un caso che poi Rossi entra e su sinistra mette una buona palla, ma anche Giudici avrebbe messo una buona palla di sinistra perché sa calciare bene, però no. La mia era una battuta, Marcello, però sì, da battere destro, sta a destra, a sinistra abbiamo la possibilità anche di utilizzare Rossi che è un mancino. Ripeto, di volta in volta io voglio poter scegliere chi sta meglio e chi mandare in campo, senza per questo, oggi è stato fuori Lepore, che penso che prima abbia sempre giocato, però mi sembra che quando è entrato ha fatto vedere il suo valore, quindi io non ho, di matrimonio ne ho fatto uno, sono sposato da 32 anni e onestamente a questo punto sto così, non vado a cambiare un'altra volta, a fare un altro matrimonio, casino, e allora non sposo i giocatori, quelli che mi danno li faccio giocare, cerco di sbagliare meno possibile, tanto alla fine noi allenatori chi sbaglia meno è il più bravo di tutti, non chi fa meglio, chi sbaglia meno. Ecco Zuccon, lo vedi come più interditore o più trequartista? Ma un centrocampista. Zuccon è un centrocampista, oggi come oggi non esiste, ai miei tempi esisteva questa domanda, se me la facevi a me ti rispondevo. Oggi come oggi credo che i centrocampisti debbano saper fare tutto, devono essere bravi nella fase difensiva, intercettare, e devono avere la gamba per ripartire, ma mi sembra che il ragazzo oggi non sembra, c'è stato un momento della partita che tutto sembrava meno che un 2003, quindi onestamente ha dimostrato che ci può stare, ha dimostrato che si vuole ritagliare uno spazio in questa squadra, bene, mi fa piacere, però anche lui deve crescere tanto ancora, quindi ve l'ho detto prima, questa squadra oggi mi è piaciuta per lo spirito e per tante cose, però dobbiamo migliorare tanto. Un Lecco trasformato rispetto a pochi giorni fa.
come te lo spieghi, come ce lo spiegate? No, perché dovevamo semplicemente dare una reazione dopo le ultime due sconfitte e credo che la squadra abbia reagito e abbia dato una dimostrazione delle proprie potenzialità di potersela giocare comunque con tutte le squadre. Matteo, buonasera. Immagino, scusami, sia stata una settimana strana per voi, appunto il mio era arrivato quando state tornando a casa, fondamentalmente 4 giorni allenati da Mister Foschi senza ufficialità, poi è arrivato giovedì, insomma, è stata una settimana poi per un ragazzo che ha appena iniziato a fare il professionista in Serie C, immagino sia stata un po' di più. No, comunque anche noi ragazzi giovani dobbiamo adattarci a tutte le situazioni, a tutte le evenienze, comunque questo mister è arrivato, ha dato una propria identità, una propria idea e noi abbiamo cercato di mettere in campo e quindi abbiamo cercato di mettere ognuno le proprie caratteristiche e potenzialità per la squadra, per un unico risultato. Fiorenzo, la donna? Ecco, giù con lei alle prime partite da professionista, quindi non abbiamo ancora capito bene, ci vorrà un po' di tempo, che tipo di giocatore è. Nelle giovanili dell'Atalanta, lei era più un centrocampista di quantità o di qualità? No, comunque crescendo nel settore giovanile dell'Atalanta ci hanno sempre chiesto di abbinare la quantità alla qualità, per cui cerco sempre di metterla in campo, anche magari la prima stagione da professionista cerco di metterla in campo, poi bisogna adattarsi comunque alle partite e alle esigenze. Federico Pozzoni. Sì, Federico, una domanda appunto riguardante la prestazione di oggi, ma in generale il tuo modo di inquadrarti come calciatore. Dove ti senti già forte e dove pensi di dover migliorare? No, comunque credo che un giocatore possa sempre migliorare in tutti gli ambiti, in tutte le situazioni. Certo, bisogna magari migliorare più nella gestione della palla, nelle situazioni, però comunque si può migliorare sempre in tutto. Il gol è stato importantissimo perché ha sbloccato una partita. Poi in difesa singolarmente molto bene, ogni tanto succede un qualcosa che non so nemmeno io spiegare, non parlo dei tre dietro, della fase difensiva. Ah sì, già questa settimana abbiamo cercato di lavorare su limare tutti gli errori che abbiamo fatto nelle partite precedenti. Penso che oggi ci siamo riusciti in gran parte, qualcosina ancora abbiamo sbagliato, però penso che siamo sulla strada giusta e oggi era importante ritornare a fare punti e riacquisire un pochino di fiducia. Matteo, buonasera. Mi fa, tra virgolette, ridere perché uno dei punti di discussione era stato quello dei giovani, che oggi segnano 3 vecchietti. Alla fine poi avete tirato fuori qualcosa in più, magari stimolati anche da questi giorni? Ma sì, sicuramente tutti abbiamo tirato fuori qualcosa in più, vecchi, giovani, oggi penso che anche i giovani hanno fatto una grande partita. Sicuramente noi vecchi abbiamo cercato di aiutare loro e soprattutto di farci forza anche fra di noi perché avevamo preso troppi gol in 4 partite, dovevamo uscire dal campo senza prendere gol. Poi abbiamo vinto 3-0, abbiamo fatto 3 gol, quindi ancora meglio. Fiorenzo, Radogna? Sì, si parte con la difesa 3 e poi molto pragmaticamente si scala a 4 quando la partita volge a vostro favore, ma lei personalmente come si trova? È una domanda stupida, però insomma. Questo ha un senso. Ma dipende da come uno interpreta il modulo, però mi trovo bene. Trovo bene con entrambi i moduli, forse un pochino meglio con la difesa 3. Grazie. Allora, mister, non si è dato seguito alla vittoria di sabato scorso con il Trento, quali le cause, che cosa non ha funzionato principalmente? Cosa ha funzionato, dirtelo adesso, potrebbe essere semplice dire che siamo mancati negli episodi chiave, abbiamo preso 2 gol su calcio piazzato. Mi dispiace molto perché è chiaro che commentare un 3-0 diventa difficoltoso. Penso che la squadra abbia fatto per tanti tratti anche cose buone, ma ci è mancato qualcosa perché l'Eco ha vinto 3-0, sono stati più bravi di noi e noi non abbiamo fatto gol nei momenti in cui potevamo farlo. Abbiamo sofferto quando quel tratto del primo tempo dove hanno fatto un po' di calci piazzati consecutivi.
però per il resto la squadra faccio fatica a rimproverargli qualcosa, perché ha avuto atteggiamento giusto, ha provato a giocare, ha contrastato quando doveva contrastare, quindi obiettivamente dobbiamo insistere. E dopo un 3-0 non è semplice, però devono continuare a non perdere l'autostima, questo sì. Non trovi che questa sia un aggravante, nel senso dal punto di vista del gioco non si è vista una differenza così ampia come il risultato testimonia, però le ingenuità, gli errori hanno fatto sì che ad esempio i due gol su calcio piazzato non hanno mai successo quest'anno, che abbiano determinato un passivo così tanto. Te l'ho detto, purtroppo i particolari contano, determinano le partite e i risultati, e i due calci piazzati valgono come il resto dei gol su azione. E loro li hanno sfruttati meglio, non ne abbiamo avuti tanti, non siamo stati bravi a far gol, e posso parlare di sfortuna o fortuna in questo momento, non ha senso, devo concentrarmi a cercare di fare il meglio possibile le cose con la squadra e a ripartire da martedì. La scelta di formazione, perché no Pinton e Cuccione? C'erano delle limitazioni di carattere fisico o erano scelte tecniche? No, Pinton aveva una mezza frattura al dito della mano e quindi era condizionato. E oltre al fatto che ho fatto tante partite e quindi volevo dare un po' di riposo, un'opportunità anche a Messori, che a mio avviso è un giocatore che ha forza, può fare bene quel ruolo, quindi questa è stata la scelta. Per quanto riguarda Guccione, l'intenzione iniziale era giocare ancora con due attaccanti e solo questo. 13 gol subiti in 5 partite, com'è l'atmosfera dello spogliatoio e come si esce da questa situazione? Io conosco solo allenare, cercare di toccare le chiavi giuste, non trascurare nessun dettaglio, e poi a volte le cose cambiano molto velocemente. È evidente che la squadra, dopo aver perso 3-0 una partita così, sta soffrendo molto, perché è come dopo la partita persa con la Pro Patria, che siamo andati sotto il primo tempo senza neanche sapere come. Oggi ho visto cose diverse, mi è piaciuta molto di più, però come giustamente analizzavate, in questo momento i ragazzi devono cercare di non perdere autostima, perché comunque hanno dei valori dal mio punto di vista, facciamo degli errori, li stiamo pagando tutti, e questo è. Grazie, Romando, ovviamente con la società non hai parlato con nessuno, presto. No, appena finito la partita ho parlato con i ragazzi, che è la cosa che mi prendeva di più, perché vedo che danno tanto, raccolgono troppo poco, e quindi le parole che ho speso erano esclusivamente per loro. Mister, forse i cambi potevano arrivare un po' prima, li stavi per fare. Abbiamo preso gol su 2-0, stavano per entrare, su quel corner ha preso gol, ma non perché la squadra non stesse provando a fare il gioco, volevo provare a giocare con due trequartisti, provare di pensierirli un po' diversamente, con qualche linea diversa, e là abbiamo preso gol su corner, che è stato, ecco, quello sicuramente mi è sembrato troppo semplice, dai. E quindi sì, l'intento, come dicevi giustamente, a cercare di provare qualche linea diversa, perché loro si chiudevano con tanti giocatori, non è semplice, e questa era un po' l'idea. Sicuramente avevi visto l'Ecco Pro Sesto prima di venire qui. Sì. L'Ecco di oggi era completamente differente, o no? Sai, io penso che l'Ecco l'ho guardato, ma per guardare quello che doveva fare il Mantova, quindi sono già abbastanza interessato a risolvere le mie questioni. L'Ecco ha fatto le sue scelte e io devo concentrarmi a vedere quello che deve fare meglio il Mantova, perché indubbiamente deve fare di più. Posso? Visto da profano, questo Mantova è sembrato fare avere una buona manovra, ma è piuttosto leggero davanti. Arriverà forse questo Rodriguez, mi sembra. Però è un giocatore che manca da un anno dai campi di gioco. Pensa che possa essere? Sappiamo che se dovesse arrivare un giocatore di talento, ma è anche tantissimo tempo che non gioca, quindi sarà sicuramente un valore aggiunto, però dobbiamo dargli tempo di trovare la condizione, quindi noi dobbiamo sistemarlo fisicamente e devo concentrarmi su quelli che abbiamo, che comunque Mensah ha valori, Paulucci ha valori, Guccione ha valori, Evo ha valori, ma anche centrocampisti. Però obiettivamente quando vado le partite, per il volume e quello che proviamo a fare, concretizziamo troppo poco, questo sì.
un segnale fatto in cuccione, forse un lungo che calcio di importo, secondo te? Sì. Forse, cioè, provarci un po' di più, diciamo, questa... Sì, anche tutte quelle situazioni nell'ultimo tratto dove chiudono 1-2, l'attacco della porta su palle esterne dove arriviamo sempre un attimo dopo e... Bisogna insistere perché secondo me oggi sono arrivati un po' come lo fa salire a rinnovare, secondo me non è pensabile che non riusciamo a fare un gol prima. E anche perché voglio dire, ci sono anche gli altri e ci sta che anche gli altri con le loro caratteristiche creino qualcosa e oggi le stiamo pagando pesantemente.